oggi il Signore ti sta dando un'opportunità di credere nel Vangelo del Regno. Alleluia, e non nelle menzogne degli uomini. Vi do un esempio chiaro, io ve lo devo dire così com'è. Il cattolicesimo è pieno di menzogne. Io so che tanti di voi, la maggior parte, dite che siete cattolici, ma siete lontano dal vero Dio. Forse qualcuno è buddista, musulmano, ma siete lontani dal vero Dio. Forse tu sei anche evangelico, ma non stai vivendo nella vera parola di Dio. Perché non basta dire che sei evangelico. Io sono evangelico, ma se io vivo nel peccato, a che mi serve dire che sono evangelico? Se io sono evangelico e amo le cose del mondo, non leggo la Bibbia, guardo di più la televisione, mi diverto nelle cose del mondo, nei peccati, a che mi serve dire che sono evangelico? Non serve a niente. Dobbiamo vivere nella verità. Amen. Gloria a Gesù. Dobbiamo vivere nel Vangelo. Gloria a Dio. Alleluia. Dobbiamo vivere nello Spirito. A che ti serve dire che credi se poi vivi nei cattivi desideri? Vivi nei vizi, fumi dalla mattina alla sera, ti ubriachi, guardi le donne degli altri, oppure c'hai l'odio, l'amarezza nel cuore verso una tua parente e dici che sei cristiana. Non può essere così. Alleluia. Dobbiamo vivere nell'amore, nella purezza, nella verità. Alleluia. Oh, gloria al nome del Signore. Il nostro cuore deve cambiare. Il tuo cuore deve cambiare. Non basta dire che sei cattolico e poi nel tuo cuore c'è il diavolo, ci sono i demoni, ci sono gli spiriti cattivi. Alleluia. Non basta dire che sei anche evangelico se dentro di te c'hai il buio, c'hai i cattivi desideri. Alleluia. Dobbiamo avere un cuore puro. Gloria a Dio. Alleluia, cari della Sicilia. Amen. È l'unico che può purificare il cuore. L'unico che può cambiare il cuore. Amen. L'unico che può, alleluia, illuminare il cuore si chiama Gesù il Nazareno. Alleluia, alleluia, alleluia. Buddha non può cambiare il tuo cuore. Maometto non può cambiare il tuo cuore. La Madonna, come la chiamate voi, la Madonna di Lourdes, di Medjugorje, della Milicia, non possono cambiare il tuo cuore. Un santo non può cambiare il cuore, ma solo Gesù Cristo benedetto in eterno. Gloria. Alleluia! Perché lui è risorto dai morti. Conoscete un altro che è risorto? No, nessun altro è risorto. Buddha è morto, Maometto è morto, i santi sono morti, pure Maria è morta, ma Gesù è vivo, alleluia. Questo è il vero Vangelo del Regno, che solo Cristo salva. Alleluia. Egli è la via, la verità e la vita. Egli è l'unico mediatore tra l'uomo e Dio. E come dice in Atti, che voglio leggere, capitolo 4, gloria, alleluia, Gesù, verso 12. Alleluia, gloria a Dio. Dice la santa parola di Dio, ascoltate, al verso 12, capitolo 4, dice così, alleluia, in nessun altro gloria a Dio vi è la salvezza, in nessun altro. Questo è scritto nella Bibbia. Non mi importa quello che dicono i preti, quello che dice il Papa, il Vaticano, sono favole. La Bibbia dice, alleluia, che in nessun altro vi è la salvezza. In nessun altro vi è la salvezza, perché non c'è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. Gloria a Gesù. Soltanto tramite il nome di Gesù Cristo. Amen. C'è la salvezza. La salvezza non è nel nome di Buddha. Amen.
La salvezza non è nel nome di Allah, assolutamente no. La salvezza non è nel nome di San Gennaro o di Sant'Agata, Santa Rita. Santo di qua, santo di là. Pregate tanti santi, ma siete perduti. Non avete la salvezza perché avete messo da parte Gesù. Gloria. Avete messo da parte Gesù. Per voi è più importante la Madonna. Ecco perché siete persi. Vi dovete ravvedere, isolani. Alleluia. Oh, gloria a Dio. Vi dovete pentire, siciliani. Basta con l'idolatria, perché l'idolatria è dal diavolo. Solo Gesù Cristo salva i peccatori, le peccatrici, le nostre anime. L'unico. Gloria a Gesù. L'unico che è morto per te alla croce, caro uomo che ascolti. Alleluia, alleluia. L'unico che è morto alla croce per te si chiama Gesù Cristo.